Allora, bene, ragazzi. Yes. Il Chuck. Allora, sono seduto qui con Riccardo Ferrante, Piacere a tutti, mio ragazzi. amico, e in questo podcast barra intervista abbiamo una conversazione riguardo l'esperienza che ha avuto lui come studente, insomma, in tirocinio all'estero, nello specifico a Dubai. E parleremo anche di altre cose, insomma, argomenti che ci vengono in mente. Ho un po' di domande che abbiamo preparato. Sì. E niente, inizierei chiedendoti una breve presentazione personale: chi sei, cosa fai, eccetera. Allora, io sono un ex studente di biologia, quindi ho terminato tutti quanti i miei studi nel precedente anno. Le esperienze di cui parla Luca sono state svolte appunto nel precedente anno, nell'ultimo periodo pre-laurea, quindi ho avuto la possibilità di svolgere un Erasmus di 7 mesi circa in Portogallo, dove ci siamo conosciuti inizialmente, e successivamente ho avuto l'opportunità, per merito di una selezione, di svolgere 4 mesi a Dubai, per uno stage, per quello che è un'opportunità di ricerca in campo cardiovascolare. E per quanto riguarda me personalmente, io ho anche esperienze in altri ambiti, quindi ho anche conoscenze per quanto riguarda il mondo dell'allenamento e anche della nutrizione. Ho svolto anche una specializzazione per diventare personal trainer professionista, quindi quella è una, diciamo, side quest che ho voluto portare avanti. Attualmente, adesso, mi vedo impegnato in ambito lavorativo per un'azienda di comunicazione, sempre in ambito health, situata principalmente a Milano. Per quanto riguarda, secondo me, questo podcast, potrebbe essere risultante interessante parlare magari di alcune sfaccettature di Dubai dal punto di vista appunto per gli universitari, per chi magari la può vedere come meta di studio, perché molto spesso viene vista principalmente come meta di Sì, business. o svago. Esatto, oppure come svago. Infatti inizialmente io sono stato molto preso da questa opportunità per quel motivo lì, perché mi sono detto magari vado, svolgo questa attività di tirocinio, ma al contempo magari possono sorgere altre opportunità nel mentre. E, Scusa, ti diciamo, sì, interrompo. Quanti anni hai? Che non so se l'hai detto. possiamo dire 25 praticamente, Ok, quest'anno quest'anno ne fai qui, esatto. 25. E, ok, sì, questi saranno gli argomenti, quindi sicuramente parliamo di Dubai, della tua esperienza lavorativa, è la prima cosa che ti voglio chiedere. E poi, secondo me, possiamo parlare anche del cosa ne pensi tu dell'università in generale, perché Sì, io, sicuramente. ovviamente, a livello di esperienza all'università ho pochissimo, perché ho fatto neanche 5 mesi a Udine. Tu, invece, hai concluso il percorso di studi, quindi. Secondo me si potrebbe anche partire con quello, perché in realtà è uno dei motivi per i quali ho cercato di diversificare anche i paesi nei quali studiare, e i miei spostamenti sono per lo più dovuti da motivi universitari, perché credo che comunque l'università italiana, come ben tutti possiamo sapere, ti dà un tipo di informazione molto approfondita, di conoscenze approfondite a livello teorico, però spesso, parlando ovviamente di quella pubblica, tende a vacillare sul mondo del lavoro. Quindi, ovviamente, se uno ha la possibilità di studiare in ambito privato è completamente diverso, in ambito pubblico si hanno spesso molte lacune. Di fatto, appunto, ho intravisto verso la fine del mio percorso di studi che qualora fossi dovuto entrare nel mondo del lavoro avrei avuto molte mancanze, o comunque sia, non mi è mai piaciuta l'idea di dire faccio questo perché è l'unica opportunità che ho al momento, perché oggettivamente non ho altre conoscenze pratiche, e quindi mi sono detto, beh, magari prima di finire, visto che comunque l'università sì, ti impegna, però oggettivamente puoi, secondo me, con tempo anche valutare di fare altro. Mi sono detto, dedico l'ultimo anno principalmente per viaggiare, cercare di trovare altre Ok, opportunità e capire cosa possa interessarmi. ok, ok. Come si chiama il percorso di studi che hai fatto? Al mio di magistrale è in biologia applicata, Ok. quindi l'applicazione è stata fatta principalmente all'ambito alimenti, ma le materie trattate sono sempre in campo generale. Questo, secondo me, è uno dei problemi che l'università italiana vede Sì, in volevo alcuni chiederti appunto ambiti. questo, cioè quanto vedi, cioè quanto lontana è il percorso di studi da effettivamente la realtà Sì. aziendale, la realtà lavorativa. Allora, premetto che oltretutto io ho svolto 6 mesi in azienda, quindi avevo già svolto un periodo di stage in azienda a Udine per un'attività di ricerca e sviluppo di prodotti nutraceutici,
Quindi già lì ho potuto constatare che effettivamente sì, avevo delle nozioni teoriche, però poi a livello pratico molte schede tecniche, ad esempio, non sapevo come leggerle, non sapevo come gestire la parte dei clienti, perché ovviamente tu fai la ricerca e sviluppo, ma data da, diciamo, informazioni o richieste che ti vengono esternamente, soprattutto se sei un'azienda attrezzista, quindi che svolge un'attività da tramite, che riceve gli ordini e poi li deve produrre, e quindi lì ho già iniziato a intravedere delle lacune. Quindi oggettivamente poi a carattere pratico puoi avere delle opportunità, ma sicuramente non ci si deve aspettare che l'università te le serva su un piatto d'argento. Ecco, Ok. sicuramente puoi avere modo di farle, come magari ho fatto io, però bisogna un attimino rimboccarsi le Volevo chiederti un po' di dati, non so se conosci, ma maniche. giusto così a livello superficiale. Quanti eravate nel tuo corso? Sì. Allora, il mio è stato un caso un po' particolare perché essendo stato il primo anno post pandemia, c'è stato un leggero calo di iscrizioni, ad esempio nel mio corso di biologia applicata eravamo in 10-15 Ah, ok, poca gente. indicativamente, quindi Pensavo molto di più. era molto specifico. Poi Ok. sicuramente su altri corsi magari ci possono essere numeri maggiori, però considerando che io la magistrale l'ho fatta a Genova, probabilmente essendo anche un corso nuovo, l'avevano appena aperto l'anno Ok. precedente, era ancora poco conosciuto e quindi Ok, probabilmente anche per quello. ok. E in corsi simili, anzi, prima di chiederti questa cosa qua, tra tutti i tuoi compagni di classe, chiamiamo compagni di Sì. classe, quante persone hanno fatto un'esperienza come la tua? Sono andati a Dubai o Milano o tirocini del genere? Allora, che abbiano fatto tirocini in azienda trovati da sé? Nessuno. Nel Ok. senso che magari hanno fatto la parte di tesi in azienda svolta successivamente tramite contatto da professore, quindi sempre un po' stile raccomandazione classica italiana, però che si siano messi lì a cercare e trovarsi qualcosa di loro non l'ha fatto nessuno. Anche esperienze Erasmus, c'è stata solo un'altra ragazza che l'ha fatto, che siamo andati assieme perché appunto il percorso di studi che abbiamo fatto è lo stesso, abbiamo svolto lo stesso periodo di 7 mesi in Portogallo, però dopodiché, dopo quello, anche lei non ha svolto altre Sì, attività. non ha proseguito. Sì e no, esatto. Ok, ho capito. Ah, poi piccola parentesi. Tu hai fatto il periodo a Udine, io sono di Udine, lui non è di Udine, e ci siamo Esatto, conosciuti in Portogallo quest'estate, totalmente a caso, poi ci siamo totalmente a rivisti a caso. Dubai quando tu facevi il Esatto, tirocinio lì e adesso di nuovo Portogallo. esatto. No, è stata una triangolazione pazzesca, sì, sicuramente. Anche perché io inizialmente non ero nemmeno sicuro di finire a Dubai, perché finché ero in Portogallo a me piace sempre cercare opportunità, vedere, anzi consiglio di farlo un po' a tutti, perché in ambito universitario una delle carte vincenti, secondo me, dell'università è che vengono sempre fatti degli accordi tra università estere, o comunque sia esistono delle associazioni che ti permettono di candidarti per opportunità appunto di tirocinio all'estero, come ad esempio quella che ho potuto trovare io, che poi a seguito fanno delle selezioni, che appunto è solo esclusivamente per studenti universitari. Quindi questa è una carta che secondo me va giocata assolutamente per chi svolge in un'università pubblica e quindi magari non ha tutte quelle risorse che si possono Nel trovare in una privato. privata. Appunto, collegandomi a questo discorso qua, che consigli ti senti di dare a un ragazzo che magari, come potrebbe essere mio fratello, che è al primo anno di università, e che consigli puoi dare a una persona che è all'università adesso per riuscire a sfruttare il più possibile il suo percorso di studi e riuscire a, diciamo, avere più sbocchi possibili una volta finito lo studio? Allora, questa è una bella domanda perché secondo me il problema principale è anche che all'inizio è difficile avere chiaro in mente cosa si vuole fare, anche perché Certo. non sono chiare bene le posizioni lavorative. Quando ad esempio uno va a fare ingegneria oggettivamente non sa che attività svolgerà in maniera specifica dopo, quindi secondo me sarebbe interessante inizialmente informarsi su quali sono gli sbocchi lavorativi per capire se uno ha un'indole di passare la maggior parte del tempo in ufficio. Poi ovviamente finché non lo provi non puoi mai saperlo, perché anche oggettivamente esci da 5 anni di superiori, non puoi sapere se ti piace vivere la tua vita con uno stile, diciamo, cadenzato, quasi, non dico monotono, però con uno stile, diciamo, schematizzato, che magari ti aiuta a rilassarti, o piuttosto prevedi di vivere una vita un po' più movimentata perché ti fa sentire più vivo. Lì sono scelte o comunque cose che si vedono anche a seguito di anni di esperienza già pratica. Il suggerimento che posso dare, secondo me, è i primi 2 anni in particolare delle triennali o dei percorsi magistrali a ciclo unico, prevedere di fare altro nel mentre, perché comunque se uno esce da un ciclo di 5 anni di superiori, ha già, secondo me, una base sufficiente per sopravvivere il primo anno, secondo anno, e nel mentre
dare attenzione anche a altri possibili interessi, perché oggettivamente il discorso di pensare che facendo l'università sia l'unico modo per avere uno stipendio, diciamo, rispettabile, secondo me è sbagliato. Cioè, ci sono anche molte altre vie per raggiungere uno stipendio buono, anche oneroso, che non prevedono per forza di cose avere un diploma universitario. Quindi, secondo me, uno deve seguire le proprie passioni, ma anche facendo riferimento a quello che Sì, potrebbe essere poi il guadagno la nel situazione di futuro. mercato attuale. Esatto, valutare il mercato, perché oggettivamente se uno segue solo le proprie passioni, che ne so, magari a me piace scrivere, fare lettere, vado a studiare lettere, magari la situazione di mercato non è che Sì, mi dà tutte queste possibilità. chiaro, poi sì, gli sbocchi sono abbastanza limitati per percorsi del Sì. genere. E, appunto, sì, nel tuo caso. Tu magari sei molto diverso rispetto a quello che è l'universitario medio, perché tu già con l'esperienza a Dubai, che ne parliamo tra poco, con il tirocinio che fai adesso a Milano, sei una persona che poi anche il fatto che, e poi ne parleremo anche del business che stai avviando, che riguarda appunto il fitness e la tua passione, sei molto più propenso a avviare un qualcosa di tuo da subito rispetto che andare finita università a lavorare per un'azienda che riguarda insomma anche il discorso Sì. del health di Dubai e quindi sì, magari la tua situazione è diversa. Per le persone come te che quindi sono ambiziose, vogliono un percorso diverso rispetto al classico finisco l'università, vado a lavorare. Consigli di fare un'esperienza come quella che hai fatto tu, il tirocinio, oppure, cioè secondo te, tu adesso guardandoti indietro, rifaresti tutto quello che hai fatto, oppure skipperesti l'università e faresti direttamente magari il business o altro? Allora, secondo me io rifarei tutto semplicemente perché mi ha permesso di essere come sono ora. Quindi, se ho questo metodo di questo tipo di pensiero, comunque sia, se ho questa capacità razionale di analizzare le cose e anche grazie al percorso che ho fatto. Poi, sicuramente, se avessi fatto un percorso diverso, non si può mai sapere come sarebbero potute andare le cose. La cosa che consiglio sicuramente è fare questo genere di esperienze, perché comunque sia, se si è una persona ambiziosa, o comunque sia piena di energie, diciamo, stazionarsi in una cosa sola rischia di poi farti andare in un mood che ti fa quasi adagiare negli allori. Invece, secondo me, è giusto muoversi un attimino, scuotersi, anche perché oggettivamente fino, non so, ai 27, 28 anni, 30, anche se vogliamo dire, secondo me c'è la possibilità veramente di rischiare e giocarsi le carte. No, appunto, perché poi le responsabilità fino a quell'età lì sono abbastanza limitate, poi dipende da caso a caso, però il discorso che si collega al discorso che facevamo ieri sera, sul fatto del coraggio, della propensione al rischio. Quindi Esatto. se uno anche solamente nel retro della sua testa ha l'idea che magari vorrebbe fare qualcosa di diverso rispetto al percorso tradizionale, per me, e secondo me anche sei d'accordo con me su questa cosa qui, deve prendere e buttarsi, senza Esatto. esitare proprio. Quindi Anche sia la... perché, esatto, Vai, vai. anche perché esattamente per il discorso del rischio, secondo me, ti permette di rischiare, ma comunque rimanendo in un ambiente safe, se vogliamo dire, perché oggettivamente sì, ti prendi il rischio magari di farti l'esperienza Erasmus all'estero, ti prendi il rischio di farti lo stage in azienda, ma comunque nel mentre hai la possibilità di perseguire i tuoi studi, magari nel peggiore delle ipotesi vengono rallentati, ma secondo me si può anche riuscire a fare tutto. Io ad esempio sono riuscito a fare tutto, sono riuscito a terminare entro i 2 anni, gli esami li avevo già terminati a termine del viaggio dell'Erasmus in Portogallo. Quindi sono potuto andare a Dubai abbastanza tranquillamente, dovevo semplicemente scrivere la tesi e oltretutto ho iniziato durante l'anno scorso un altro master in marketing management e quindi ho voluto ulteriormente, diciamo, complicare un po' la mia situazione, però esatto, Però espandere anche tutte quelle che sono le tue skill, le tue però conoscenze. oggettivamente se uno vuole porsi, diciamo, degli obiettivi, secondo me ha la possibilità veramente di credere in se stesso e raggiungerli, perché adesso non voglio tirare troppo l'acqua al mio mulino, ma ad esempio io durante il percorso a Dubai dei 4 mesi lavoravo, scrivevo la tesi, al contempo seguivo le lezioni del Master Marketing Management. Quindi oggettivamente se uno Fattibile. vuole si organizza ed è tutto fattibile, tutto il resto sono semplicemente scuse che ti poni. Nella peggiore delle ipotesi cos'è che sarebbe potuto succedere? Magari una delle due cose non poteva funzionare, ovviamente la tesi l'avrei dovuta proseguire, magari il tirocinio a Dubai mi si bloccava o che ne so, il Master mi veniva rallentato. Ma nella peggiore delle ipotesi o tornavo in Italia o
o semplicemente prorogavo il master. Quindi secondo me uno deve farsi dei piani e capire che non è tutto bianco o nero, ci sono delle sfumature e non puoi nemmeno prevedere come vada. Quindi delle volte bisogna assumersi dei rischi, avere il coraggio di farlo e sapere che comunque mal che vada non si finisce completamente al tappeto, comunque si ha la possibilità di proseguire e lavorare in maniera diversa. E comunque sono sempre lezioni che uno apprende e si porta avanti nella vita. Mm-hmm, ottimo. Ok, allora, parlando di Dubai, sì, volevo chiederti com'è stata la tua esperienza di stage, nello specifico a Dubai. Cioè, come è stato organizzato lo stage, come hai tirato fuori questa opportunità, come è successo, come ti sei trovato, e iniziamo così. Allora, va detto innanzitutto che i processi di selezione di base tendono a essere abbastanza lunghi, come magari ci si può immaginare. In questo caso mi ero candidato a marzo e nel giro di circa 2 mesi mi avevano risposto, mi avevano fissato il primo colloquio. Il primo colloquio era un colloquio principalmente conoscitivo con la referente dell'associazione, che a seguito poi avrebbe fatto da intermediaria e mi avrebbe posto nelle condizioni di avere un'intervista con il docente di riferimento dello stage per il quale avrei appunto effettuato l'attività di studio e ricerca. A seguito di questa appunto ho avuto la conferma che ero stato selezionato per il secondo colloquio, e nel secondo colloquio a mia sorpresa non vi era solo il docente di riferimento dello stage, mm-hmm, ma vi erano tutti i docenti del dipartimento di medicina, più il rettore. Anche perché è stata molta, molto particolare come intervista, perché i primi 10 minuti sono partiti che io stavo colloquiando col docente, dopodiché sono entrati tutti? Esatto, dopodiché una certa mi fa: ah, comunque adesso entrano anche tutti gli altri 10 docenti. Avevi raccontato, mi ricordo. Sì, anche perché la cosa che uno magari subito non ci pensa è: ma io come sono messo con l'inglese? Perché oggettivamente dà per scontato, sì, mi propongo per una cosa all'estero, però anche a livello italiano c'è chi è più forte, c'è chi è meno forte, poi comunque l'inglese nelle scuole viene fatto, sì, bisogna vedere come viene fatto. Quindi anche lì oggettivamente bisogna vedere un attimino anche le proposte che si trovano, perché sì, ad esempio... Scusa, ti interrompo. Vabbè. Una cosa che secondo me è incredibile è proprio il livello di inglese, che è super disomogeneo tra, sì, gli studenti. Esatto. Perché ad esempio io non ho mai avuto nessun problema, lavoro comunque anche con aziende americane e ho fatto linguistico io, ma ho trovato nei pochi mesi di università che ho fatto persone che proprio... Zero. Non riuscivano neanche ad avere una conversazione, sì, a livello base. E questa cosa qua è... L'inglese è fondamentale. Purtroppo sì, ragazzi. Cioè, sì, l'inglese è fondamentale. Difatti io avevo svolto l'Erasmus e anche altre attività all'estero apposta per cercare di potenziarlo, perché ad esempio per questa esperienza a Dubai era richiesto un livello C1, C2, quindi abbastanza fluido. Durante il colloquio comunque, secondo me, bisogna cercare di essere sempre il più possibile se stessi e al contempo non pensare troppo di avere un sì o un no subito. Cioè, nel senso, se tu stai facendo un'intervista, un colloquio per una posizione che ti interessa particolarmente, secondo me uno non deve aspettarsi che quella sia l'intervista della vita. Secondo me bisogna viversela serenamente, in maniera tale da essere il più possibile a se stessi, evitare, sì, di essere farsi... sciolti senza, esatto, avere... per non farsi influenzare dalle emozioni, perché ovviamente se io avessi pensato: cavolo, questa qui è la mia opportunità della vita, se dovessi mancarla se sbaglia sarò tutto rotoli, un fallito per il resto della vita. Capisci che ovviamente ti metti una pressione addosso che rischi di compromettere il colloquio e tutto. Invece l'ho pensato al contrario, ho detto: mal che vada, proseguo le mie cose, ci saranno sicuramente altre opportunità. Questa qui l'ho vista come un top 1% di possibilità di poter passare. Se va bene, bene, se non va bene, esatto, pazienza. Se va bene, bene, se no pazienza. Mi hanno fatto varie domande di carattere universitario, poi mi hanno fatto delle domande un po' più specifiche, della serie: perché ti interesserebbe fare un tirocinio, dove prevedi di lavorare in futuro, cosa ti piacerebbe fare. Quindi io ho dato le mie motivazioni, che erano anche molto personali, sono state molto apprezzate, in particolare dal rettore. Il professore di riferimento mi ha detto che ha apprezzato molto anche il colloquio che avevamo avuto inizialmente, pre-colloquio con tutti gli altri, e mi ha detto che mi avevano detto che mi avrebbero fatto sapere. Sta di fatto che c'è stato un problema con le mail, quindi circa un mese dopo, che era indicativamente il periodo che mi era stato precedentemente detto via call, che era quello degli esiti, non avevo ancora ricevuto nulla, quindi ho mandato una mail per chiedere: ma a che punto siamo? Nel senso, nessuno mi ha ancora detto niente, almeno sapere giusto se è una cosa per cui ci devo ragionare per organizzarmi oppure no.
e mi fanno: sì, guarda, ti avevamo già mandato 3 mail che eri stato preso, stavamo aspettando una tua risposta. E quindi lì mi si sono un attimino mosse le cose. Però per dirvi, io non ci contavo nemmeno, tant'è che a febbraio mi hanno già iscritto al Master in Marketing Management. Quindi mi ero detto: intanto c'ho il Master, se poi dovessi passare anche per esperienza a Dubai, valuto se farlo o meno. Sono passato, mi sono detto: cavolo, adesso qui devo gestirmi un attimo le cose, e la situazione è complicata perché comunque il Master che ho era full time, nel senso che avevo 6 ore di lezione quasi al giorno, il tirocinio che sarei dovuto andare a fare era anche lì di 6 ore. Sì, Mi sono detto: part-time. esatto, mi sono detto: cavolo, qui la situazione è difficile da gestire. Però per fortuna, facendomi anche il ragionamento del fuso orario tra Italia e Dubai, che era di circa 3 ore, riuscivo a incastrare tutto quanto a tasselli perfetti. Ovviamente uno lì può dire: sì, ma ha senso incastrarsi tutto quanto a tasselli perfetti? Cioè, che esperienza ti vai a fare dopo? Perché comunque è un'esperienza, esatto, Limitata. limitata o no? E tornando alla domanda appunto che chiedeva se secondo me è stata un'esperienza, diciamo, interessante o meno, secondo me, nonostante questo fattore, che mi ha impegnato in maniera costante fino a circa dicembre, quindi solo nell'ultimo mese effettivamente avevo soltanto da andare a fare Sì, più tempo e libero. avevo molto più tempo libero, secondo me ne è valsa comunque la pena, sia dal punto di vista organizzativo mio personale, perché comunque mi sono messo alla prova, e sia dal punto di vista di capire la mentalità che hanno in un paese con una cultura completamente differente dalla nostra, che io lo consiglio sempre, anche se può essere una cultura che magari non è in linea con i tuoi pensieri o altre cose. Ma secondo me di base bisogna capire che nella vita non si potrà mai essere in una strada che è sempre come ci si aspetta. Sì, Per che forza di conosci già. cose, esatto. E soprattutto non si è mai da soli nella strada che ci si percorre. Quindi ci saranno sempre altre persone, perché per forza di cose siamo in una società, quindi bisogna aspettarsi anche delle situazioni differenti. E secondo me approcciare gli stage in questa maniera, quindi nel ricercare una cosa che sia differente dal proprio essere, può darti molto valore proprio perché ti fa capire determinate situazioni che altrimenti non capiresti. Parlando di differenza, quali sono le differenze che hai notato di più rispetto a fare uno stage in Italia, e farlo a Dubai? Cioè, quali sono le cose che sono state completamente diverse, se ce ne sono state? Allora, i fattori uguali che possiamo dire brevemente sono indicativamente il rapporto che si ha col referente. Quindi anche in Italia mi sono sempre trovato referenti molto disponibili che comunque rispondevano gentilezza, cordialità. Quindi sotto questo punto di vista bisogna dire che è da dare, diciamo, il merito a entrambi. Dal punto di vista di differenze che direi darei dei punti in più a Dubai è che sicuramente ti responsabilizzano di più fin da subito. Quindi se vedono che tu hai la capacità, ti danno subito mano per fare le cose. Cosa che magari in Italia, anche se dovessero passare dei mesi, comunque tendono a far fatica. Poi sicuramente l'ambito aziendale è diverso perché lì magari hanno delle policy diverse, magari la gestione anche delle informazioni sono diverse, Sì, perché magari funziona in c'è un modo po' di diverso. poca fiducia nel dare determinate informazioni sensibili a una persona che magari sta lì solo 6 mesi, piuttosto che magari è un ambito di ricerca che se dai più informazioni, oggettivamente magari uno ti scopre la ciliegina sulla torta e ti fa svoltare la ricerca semplicemente dopo essere stato lì 6 mesi. Però comunque questa cosa qui è una cosa che ho visto delle differenze anche con la ricerca che ho svolto in Italia, perché ho svolto la mia tesi di ricerca in maniera sperimentale, quindi ho lavorato anche in laboratori di ricerca a Genova, e devo dire che comunque ci sono delle leggere differenze, nel senso che vi è comunque la possibilità di lavorare in maniera autonoma in ambito di ricerca. Però a Dubai ho visto più rispetto della figura professionale, nel senso che intravedono su di te già una figura un po' più formata, professionale, quindi magari ti danno anche un po' incarichi fuori dal contesto specifico dello stage che stavi svolgendo, e comunque mantengono sempre un rapporto professionale, quindi se tu hai esigenze specifiche ti dicono tranquillamente: guarda, puoi Sono anche saltare, flessibili. sì, puoi saltare 2 giorni, magari al contrario di quanto si possa pensare dai paesi arabi, che magari uno pensa: Sì, sono magari sti qui, super esatto, super. strict. Sì, no, in ambito lavorativo devo dire che è stato molto conveniente, anche perché comunque erano 4 giorni lavorativi, facevo da un minimo di 4 ore a un massimo di 6, la paga comunque era piena. Ecco, parlando di soldi, Sì. differenza di quello che ti pagavano, cioè che ti pagano adesso in Italia e ti pagavano in Italia, e quello che ti hanno pagato a Dubai. Quanto
Quanto prendevi, quanto lavoravi? Allora, la differenza era netta, nel senso che in Italia vieni quasi visto male se tu salti delle ore di lavoro, e comunque le ore lavorative in una settimana in uno stage sono circa tra le 37 e mezzo e le 40, dipende un po' dal tipo di contratto, però di norma sono quelle, e la retribuzione, come ben sappiamo, oscilla dagli 800 ai 1000 euro in Quindi contesti. spiccio, cioè pochissimi Sì, soldi. esatto, che comunque sono pochi soldi oggettivamente per poter sopravvivere, anche perché uno deve considerare le spese d'alloggio, che ad esempio quando era Udine erano, Basse. sì, erano intorno ai 350 mensili Adesso che sei a per una camera, Milano, adesso che sono a Milano tre volte tanto, due sono volte il tanto. doppio, sì, Sì. E sono il doppio e comunque sì, prendi, lo si prende uguale. esatto, e prendo esatto Invece a 1000. Dubai. A Dubai erano 8000 dirham, quindi circa sui 2000 euro. E avevo dormitorio incluso, quindi avevo semplicemente dato un acconto di 150 euro per 4 mesi per le spese di pulizia. E lì oltretutto il dormitorio come è gestito, che tu hai la tua camera, hai le zone in comune che sono solo zone di svago, quindi hai la palestra in comune, la piscina in comune, la sala giochi in comune dove hai il ping pong, il biliardo. Avevamo di fronte i dormitori anche la parte con tutti quanti i ristoranti, quindi una sorta di diciamo stazione di riferimento dove c'erano, che ne so, ristoranti con cucina thailandese, cucina cinese, cucina italiana, un po' di tutto. E la tua stanza era gestita con una metratura di 18-20 metri quadri, con cucina privata, bagno privato, armadio, scrivania e letto. Quindi comunque la situazione era abbastanza comoda. L'unico fattore negativo, secondo me, è la posizione, che in linea generale l'università negli Emirati tendono a essere, fatto salvo Fuori quella, centro, esatto, fatto fuori dal salvo quella centro. americana, che c'è addirittura la fermata della metro privata praticamente, le altre tendono a essere leggermente fuori. Comunque Ok. ci mettevano a disposizione delle navette per poter Sì, raggiungere. avevi tu, mi ricordo, sei stati lì 2 settimane, io e mio fratello, e sì, mi ricordo che mi dicevi, avevi insomma tutti i servizi, eri servito benissimo Esatto. dall'università per andare in centro, per andare a Avevamo le Marina. navette per poter andare in centro, ovviamente non erano tutti i giorni, erano principalmente concentrate nel weekend, però a me andava benissimo perché comunque durante la settimana non avevo modo di spostarmi, quindi si incastravano perfettamente. Una cosa magari che si può dire è che noi avevamo una condizione un po' privilegiata, perché di base i giorni lavorativi sono dal lunedì al giovedì, ma anche la domenica di solito, quindi i 2 giorni festivi sono venerdì e sabato. Quindi nel nostro caso eravamo un po' privilegiati perché sapevano che arrivavamo dall'Europa. Nel nostro contesto la domenica non si lavora, quindi ci evitavano quel giorno di lavoro, ma la paga comunque ci veniva data, quindi era stato anche forse magari un caso fortuito, diciamo. Però sicuramente le condizioni di stipendio e stile di vita, il costo, uno con quello stipendio lì poteva tranquillamente gestirsi la propria vita in maniera autonoma, anche perché appunto non avendo spese di dormitorio, il costo del cibo indicativamente è uguale se non leggermente più basso di quello italiano, perché ovviamente hanno un costo dell'IVA del 7%, se Se non ricordo aumentasse. male. Quindi comunque tutti quanti i prezzi degli alimenti sono più bassi, seppure importati, quindi sovrapprezzati per quel fattore lì, il resto Sì, era anche io ho notato abbastanza. questa cosa qua a Dubai, sì, insomma, parte del centro commerciale, ma quando andavo a fare la spesa con mio fratello spendevamo più o meno quello che spendiamo, cioè che spendo io adesso qua in Portogallo, che spendevo in Italia, più o meno, non erano prezzi incredibilmente più alti. Esatto. Diversa è la situazione, ristoranti, nightlife, eccetera. E volevo chiederti, hai conosciuto persone di Dubai? Cioè, qual è il rapporto che c'è magari tra voi, studenti internship, con la cultura degli Emirati? Allora, le persone locali le ho trovate abbastanza aperte, ma più per una questione che anche loro erano curiosi di Locali vuol capire. dire gente di Dubai. Gente di Dubai. Ma qui c'è da fare una differenziazione, perché locali significa residente Dubai con parenti con discendenza di Emirati, ma ci sono anche residenti a Dubai che non sono ufficialmente Emirati, nel senso che sono immigrati nel paese, però non hanno mai avuto la cittadinanza, quindi anche loro magari vivono da generazioni lì, però non sono mai stati ufficialmente riconosciuti. Questo qui secondo me è anche un fattore negativo, perché se uno pensa di doversi spostare in un paese, per quanto magari lui non riceva la cittadinanza, nemmeno i figli potranno mai riceverla. Quindi questo secondo me è un Eh sì, lì dato sono le parecchio negativo. regole, sì,
a cui non, sì, io non vado molto d'accordo, perché mi fanno un po'... non mi fanno piacere moltissimo Dubai e gli Emirati, che si collega anche, insomma, all'esperienza che hai avuto con la vita lì. Cioè, come ti sei trovato a livello... cioè, tu sei abituato, non so, a fare festa, a uscire, quali sono le cose che... esatto. Limitano. Per collegarmi alla domanda di prima, le persone locali tendono ad avere uno stile di vita completamente diverso, ecco, rispetto alla nostra cultura, nel senso che ovviamente socializzano molto volentieri, anche perché sono incuriosite da persone che arrivano da un contesto europeo. Ad esempio, in ambito universitario praticamente nessuno avrà mai incontrato una persona italiana, se non chi avesse già intrapreso un viaggio in Europa o già esperienze di studio all'estero, e quindi sicuramente lo stile di vita è leggermente diverso, nel senso che tendono a far festa, la maggior parte di loro non fa utilizzo di alcolici o nemmeno fuma, quindi comunque i tipi di festa tendono a essere sempre più una situazione conviviale che una festa vera e propria, e quindi nella maggior parte dei casi mi sono ritrovato sempre in gruppi a spostarmi, che ero con altre persone europee o comunque con altri studenti Erasmus, poiché appunto erano stati convogliati tutti nello stesso periodo, probabilmente apposta, per cercare di rendere più semplice, sì, esatto, e più vivibile la cosa. Sì. E invece a livello di, che ne so, discoteche, bar? Questo secondo me è una nota un po' dolente. Allora, diciamo che tra i vari Emirati, quello di Dubai è quello un po' più flessibile, proprio perché essendo magari più aperto a livello turistico, è un po' più facile trovare determinati tipi di svago, anche a livello alcolico, pur essendo proibito in tutti gli Emirati. A ci Dubai sono bar, ristoranti in cui puoi, esatto, o comunque sia puoi farti la licenza alcolica, questa cosa qui la trovo assurda, però puoi farti la licenza alcolica per acquistare gli alcolici, ha validità un anno, e la cosa interessante è che ha un utilizzo limitato, nel senso che tu ogni giorno puoi acquistare un tot massimo di alcolici. Ok. Che ha anche il suo senso oggettivamente, però sì, se uno volesse fare una spesa comune per tot amici, ad esempio non può farlo perché raggiunge un, diciamo, un budget massimo, dopodiché viene bloccata la spesa. E altre cose per quanto riguarda gli svaghi... E quando ti hanno buttato fuori dalla discoteca, ad esempio? Ah. Allora, questa cosa qui è una cosa... Io onestamente non avevo idea ci fossero delle regole effettivamente così stringenti anche in posti, sì, cioè tipo la discoteca in spiaggia marina, dove succede di tutto, escort eccetera, però cosa non si può fare? Allora, diciamo che lì hanno un po' questa visione, io per mia personale... cosa alterata della relazione che c'è tra uomo e donna, quindi nel momento in cui c'è un'eccessiva vicinanza tendono a darti un, come si dice, di warning, tipo un warning, sì, sì, di riferimento, ti dicono guarda, se succede di nuovo finisci fuori. E questa volta qui, adesso non mi ricordo il nome del locale, però era in una zona abbastanza centrale vicino alla zona di Marina, e praticamente eravamo andati a fare festa con degli amici. C'eravamo portati degli alcolici, li avevamo bevuti prima di entrare, perché ovviamente cioè, a parte che non ti fanno neanche entrare con gli alcolici, però se fossi entrato con gli alcolici c'è stato lì 30 secondi e mi avrebbero mandato fuori. E sta di fatto che ho avuto, se vogliamo dirla in maniera elegante, una una situazione abbastanza vicina con una ragazza. Ti sei baciato con una ragazza? Sì. Ti hanno preso, ti hanno buttato fuori come, esatto, se avessi picchiato qualcuno. E oltretutto neanche da dire che è successo in mezzo a, diciamo, alla piazza dove la gente ballava, dove potevano vedermi tutti, capito? Certo. Quindi era già in un contesto un po' più privato. Sta di fatto che loro praticamente hanno telecamere ovunque, quindi se ti vedono da una telecamera, anche se hai già finito le tue cose, ti sei spostato, ti vengono comunque a prendere, ti dicono guarda, qui non puoi mettere più piede, ti fanno una foto al documento, ti mandano via. Secondo me, nel pensarci dopo, conoscendo un po' le regole stringenti che hanno... Sì, potevi aspettartelo. Sì, però... potevo aspettarmelo, potevo anche aspettarmi peggio forse, perché oggettivamente, sì, avere la telecamera tipo qua, che ti riprende e vedi dopo che c'è la telecamera, dici, cazzo, forse se stavo un attimino più attento me lo sono rischiato di brutto. Comunque sì, a prescindere, una roba, secondo me, è incredibile. E niente, questo, volevo chiederti, tu quanti posti hai visto? Cioè come da tirocinante, Porto, Dubai, Italia, basta? Sì, ok. Sì.
E anche Danimarca, perché sono andato un mese lì, però lì è stato spesato completamente da me, nel senso che era un'opportunità di svolgere un mese di esperienza di sempre tirocinio di ricerca nell'università di Aarhus, che è una abbastanza vicina a Copenaghen, e appunto ho avuto la possibilità di stare lì un mese. L'alloggio l'avevo diviso con altri ragazzi che avevano intrapreso lo stesso percorso, è stata anche quella lì molto interessante come esperienza. Sicuramente quella di Dubai è stata parecchio singolare, perché comunque capisci che c'è un ambiente che dà molte opportunità di svago, però sono stili di svago che hanno sempre delle limitazioni, quindi in realtà magari spesso l'immagine che si vede di Dubai è un'immagine un po' alterata dal Sì, non è la fatto realtà. che sì, non è la realtà o comunque sia una Non è la realtà che realtà, vivi lì. esatto, o magari può esserla, magari però è un po' plagiata dai social, nel senso che non vengono fatti vedere il retroscena delle cose, anche magari, non lo so, è strafacile anche noleggiarsi un yacht per 2 o 3 ore a prezzi super abbordabili, soprattutto se sei in gruppo. Puoi anche andare tranquillamente per conto tuo su feste in yacht già organizzate, pagare come se fosse un'entrata in discoteca e magari flexare che lo yacht è il tuo, quindi c'è sempre Oh sì, da. tutto il capitolo dei fuffaguru io non lo tirerei neanche fuori, però vabbè, a me sembra abbastanza, cioè, ovvia come cosa. Sì. Dubai è molto semplice, sembrare ricchi, sembrare milionari, sembrare Sì. i Poi top player. comunque i posti sono molto belli, ben curati, c'è la classica challenge di camminare con i calzini bianchi per i marciapiedi e vedere tutti si sporcano. No, a livello di servizi A è livello di perfetto, servizi cioè non si può dire bellissimo. Tutti i assolutamente ristoranti, niente. secondo me, in cui sono stato io, erano buonissimi. Non siamo andati in una discoteca, un paio di bar con la musica, fighissimi, ipercostosi, però Sì. fighissimi, cioè nulla da dire. E volevo chiederti, a uno studente universitario, che meta consiglieresti? Cioè, tra Dubai, Porto, Danimarca o rimanere ad esempio a Milano? Che cosa è la cosa migliore Allora, secondo secondo me te? la cosa migliore, se uno vuole rimanere in ambiente universitario, sarebbe in assoluto l'America, perché mi è stata addirittura consigliata dai dottori che mi seguivano a livello di tirocinio in Dubai, perché io gli avevo chiesto, ma secondo voi ha senso che magari io resti qui? Cioè, perché mi avevano offerto dell'opportunità di continuare la ricerca, sviluppare la ricerca lì, mi hanno detto, guarda, se vuoi fare carriera in ambiente universitario, quindi magari fare anche un dottorato o altro, assolutamente guardare per gli USA. Quindi è difficile entrare, ci sono delle visa specifiche per gli studenti, però se si ha la possibilità andare lì. In secondo luogo consiglierei assolutamente Nord Europa, ma più per una questione di apertura dopo delle porte, nel senso che in Nord Europa si tende, secondo me, un po' a prediligere uno stile che sia appunto nord europeo. Quindi se tu hai una cultura nord europea, ma anche una conoscenza delle lingue più marcata, l'acquisisci principalmente studiando in Nord Europa, lavorando in Nord Europa, quindi è più facile che poi rimani in quel contesto lavorativo lì. A Se livello di invece paga lì, come sono? dici Nord Europa, Sì. tende ad essere molto più alta per la ricerca, assolutamente differente da quella italiana, nel senso che quella italiana adesso non so se l'abbiano variata, però si dovrebbe attestare intorno ai 1.300-1.400, che è veramente, cioè, Sì, considerando la poco. ricerca, bassissima. Nord Europa basta semplicemente spostarsi anche semplicemente in Austria e le cifre si raddoppiano, se no anche si triplicano. Poi uno può tirargli fuori stile di vita, tutto quello che vuoi, costi, Certo, ci sono appartamenti, pro e quello che vuoi, contro. però oggettivamente ti vengono forniti spesso e volentieri anche delle accommodation, che adesso non mi viene il nome in italiano, Sì, tipo degli appartamenti comuni tipo l'appartamento. studentati che sono a prezzi veramente stracciati. Ad esempio, io in Portogallo avevo la possibilità sia di andare in appartamento e spendere 350 euro al mese per una stanza in pieno centro, oppure andare studentato e spendere 150 euro al mese, tutto quanto incluso. Quindi capite bene che se uno viene stipendiato perché magari sta facendo dottorato, ad esempio nel mio building con gli altri studenti c'erano anche dei ragazzi che stavano facendo un dottorato qui all'Università di Porto. Capite bene che se uno viene pagato, anche magari viene pagato comunque, non so, in Portogallo, probabilmente per un dottorato sarà sempre intorno ai 1.200-1.300, Sì. perché comunque è un budget un po' più basso, però con la spesa di 160 euro al Sì, mese. il costo della vita è molto più basso rispetto che farlo a Milano. Esatto, poi comunque c'è da considerare che in Italia, secondo me, la questione
residenze universitarie o alloggi per gli universitari, Che è una una stessa situazione molto critica, sì. critica. Quindi oggettivamente se anche volessimo dire diamo una residenza a 160 euro, 200 euro a uno studente in Italia, è difficile anche di per sé trovarla, anche se magari la Sì, e rapporti comunque, cioè, si allo tratta del tuo stipendio. caso che fai ricerca e quindi il tuo stipendio è alto, cioè è uno dei più alti quando studi. E Sì. invece, cioè, uno studente che magari fa un tirocinio ma non Sì, è che al tuo addirittura più livello, basso, sì, esatto, è invivibile, se sì, no non è invivibile. non ha opportunità. Interessante. E tra invece quelle che hai visto tu, che hai vissuto, quale consiglieresti? Porto, Dubai, Milano, Danimarca? Sì, Ah, questa è una bella domanda. Allora, per Portogallo. il mio stile di vita, assolutamente Portogallo. Cioè, a me il Ok. Portogallo mi è piaciuto un sacco perché comunque Che le lingua. persone tendono a essere più espansive. E anche i rapporti che si hanno con i docenti comunque sono rapporti salutari, se così vogliamo dire, nel senso c'è sempre un rapporto di rispetto, anzi completa libera scelta di quelli che sono i ritmi di studio o di lavoro. Per dire, ad esempio, per fare anche un esempio della gestione esami qua in Portogallo, gli esami, le sessioni vengono sempre scandite un po' come in Italia, nel senso che c'è il periodo delle lezioni e poi il periodo degli esami. Durante le lezioni vengono svolti anche dei test, se così vogliamo chiamarli, parziali, che poi ti vengono valutati nell'esame finale, ma comunque l'esame finale è quello più corposo, quindi comunque i parziali ti incidono, ma per un 15-20%, sono semplicemente diciamo dei check che vengono fatti per capire se stai seguendo le lezioni o meno. Però la cosa positiva appunto durante gli esami, questo esempio qui secondo me fa capire molto la situazione, è che era il docente a chiedere alla classe quando era il giorno ideale per svolgere l'esame, quali erano le date preferite, qual era l'orario preferito. Comodo. Quindi la situazione è già completamente diversa perché sappiamo bene che in Italia le sessioni di esame ti vengono messe in determinate date scandite, ti possono anche capitare due date nello stesso giorno, se chiedi uno spostamento non te lo dà quasi mai nessuno, se chiedi una flessibilità minima non te la dà nessuno, ad esempio io finché ero in Portogallo dovevo dare altri quattro esami in Italia. Nessuno mi ha detto, ed erano tutti quanti orali, nessuno mi ha detto guarda, se vuoi c'è la possibilità di fare una call, come era stato fatto fino all'anno prima per il periodo Di pandemia. Covid, Esatto. sei dovuto andare in Italia Sono per dovuto tornare in fare. Italia 2 settimane per dare i quattro esami che mi mancavano ancora del semestre precedente, barra del semestre finale del secondo anno. Quindi, cioè, anche queste cose qui, secondo me, influiscono tantissimo su quella che è poi la percezione Sì, ma anche dell'ambiente proprio la tua universitario. esperienza, cioè l'esperienza che fai all'università. Molto, molto interessante quello che dici. Sì, anche perché comunque c'è sempre da considerare che sì, ok che è pubblica, ma non è gratis, cioè comunque io lo sto pagando. Quindi sebbene magari ci siano persone che magari hanno delle disponibilità economiche più ridotte, quindi magari hanno un'università gratis che pagano solo i 16 euro di bollo più i primi 100, mi sembra, di rata regionale, c'è cioè chi ad esempio come nel mio caso che ha una condizione familiare normale, e quindi ha un costo della retta che è la metà quasi di quella privata, quindi oggettivamente uno anche due domande se le pone sul tipo di servizio che viene erogato, perché se sta pagando non è che mi viene offerto gratuitamente, quindi accetta tutto quanto quello che riceve. Che consiglio daresti a un ragazzo che ha finito le sue superiori, ma non ha ben le idee chiare sul percorso di studi da intraprendere, non sa neanche se fare l'università, è un po' confuso. Cosa gli consiglieresti di fare? Fare prima un'esperienza lavorativa, entrare subito in università, che cosa? Allora, io qui col senno di poi la giocherei abbastanza di furbizia, nel senso che è innegabile dire che l'università, se sai scegliere quella giusta e se sai scegliere l'indirizzo giusto E se sai sfruttarla nel e se modo sai corretto? sfruttarla, Quindi ti tanti, apre, tanti se. sì esatto, tanti sei da valutare, quindi uno deve essere già un attimino intraprendente per capirlo, ti apre determinate porte che altrimenti non puoi aprire, ad esempio l'esperienza all'estero sicuramente se uno ad esempio non ha della base economica per farle, hai delle borse di studio europee e universitarie che ti permettono di andare a svolgerle. Quindi col senno di poi io valuterei di svolgere un'università a carattere abbastanza generico, nel senso che le triennali di norma tendono a essere abbastanza generali, non ti danno un'infarinatura, ma non è che esci dalla triennale e sei già specializzato per un determinato lavoro. Ci sono casi e casi, magari già con informatica, ingegneria, hai già delle conoscenze di base per i quali ti vengono offerte posizioni di lavoro nell'immediato, però per altri ovviamente serve una formazione un po' più approfondita. Di base io consiglierei, considerati appunto come dicevamo, che il primo anno e mezzo tendono a essere quelli un po' più leggeri,
valuterei di iscrivermi, soprattutto se la condizione familiare non è super agiata, perché essendo quella pubblica gestita anche dallo Stato, praticamente paghi solo i 100 euro di rata Sì. di iscrizione del primo anno e il bollo. Sì. Quindi uno il primo anno, se proprio volesse, potrebbe tranquillamente spendere 150 euro, metterla lì in Fare un test. stand-by, fare un test, dare qualche esame, vedere come vai, capire se l'esperienza universitaria può interessargli e al contempo tranquillamente lavorare. C'è da dire che io ho sempre lavorato durante tutti i miei 5 anni e mezzo. Quindi oggettivamente, se uno vuole, le cose le può fare tranquillamente. Poi quei soldi che uno si guadagna può valutare se preferisce fare un lavoro di carattere diverso o se intravedendo delle altre opportunità può muoversi in ambienti diversi. Però secondo me un anno di iscrizione uno può permettersi di farlo e poi valutare. Come ogni cosa, secondo me ci si può prendere il rischio di investire un qualcosa a carattere monetario per vedere come va e poi nell'arco di un anno almeno capire se si può valere la pena proseguire o meno, anche perché comunque se uno iniziasse a lavorare finché studia ha una base economica sufficiente per permettersi anche di dire boh, mi gioco anche un altro anno e vedo come va e al limite mi do la laurea in 4 anni. Certo. Secondo me c'è questa cosa qui sbagliata di pensare che la laurea o la fai subito oppure non la fai mai più. Oggettivamente uno anche a 30 anni, se volesse, si sveglia la mattina e dice guarda, in 3 anni me la faccio. Anche col senno di poi, con la, diciamo, la capacità anche che può avere un trentenne di pensiero rispetto a uno di 19 anni che è appena uscito dai superiori, sicuramente può vedere nell'università una cosa un po' più semplice rispetto a appunto una persona che non è abituata a determinati Ok, siamo addirittura d'arrivo, sono passati 48 minuti. ritmi. Sì. Volevo chiederti quali sono i tuoi piani, se vuoi condividerceli, o obiettivi che hai adesso che insomma ti sei laureato, hai fatto le tue esperienze, da qua a un anno, 3 anni, dove ti vedi, insomma, nei prossimi anni? Allora, sicuramente la cosa che mi interessa fare e che ho portato avanti già da quest'anno è cogliere tutte le opportunità che mi si pongono. Una cosa che avrei voluto fare prima, ma che purtroppo non avevo avuto il tempo, era quella di cercare di coltivare meglio quella che è la mia capacità, comunque sia conoscenza del mondo dell'allenamento e anche della nutrizione. Quindi sicuramente una cosa che mi interesserà fare nel futuro è creare un mio piano di allenamento, dei miei piani di allenamento in maniera molto specifica. C'è da dire che oltretutto io ho lavorato già per 3 anni e mezzo in una palestra, facevo sia strutture di sala che personal, quindi ho già avuto esperienza pratica anche dal punto di vista di consigli nutrizionali. Non facevo diete perché non si potevano fare senza un'abilitazione e iscrizione all'albo, motivo per il quale ho intrapreso anche nella magistrale un percorso di biologia. Difatti a breve avrò l'iscrizione all'albo e mi permetterà di poter svolgere anche questa professione qui. Questa qui la terrò in laterale e al contempo il mio obiettivo nei prossimi anni è sviluppare al massimo tutte quelle competenze che mi permettono di essere indipendente sia dal punto di vista di conoscenze finanziarie, sia dal punto di vista di capacità di prendere decisioni in maniera più concreta e sicura. Perché ovviamente uno fin quando non ha delle determinate competenze prende sempre delle decisioni un po' a carattere di presa di rischio quasi, non si sente magari completamente confidente. Sicuramente nel momento in cui acquisisce delle conoscenze in più si ha la capacità di lanciarsi anche in determinate cose, motivo per il quale appunto ho intrapreso un percorso di master in marketing management, perché il mio interesse sarebbe sicuramente quello di entrare anche in quel mondo successivamente e prevedo appunto quest'anno di spingere al massimo quello che è la mia possibilità di crescita da questo punto di vista e nei prossimi 3 anni prevedo di non fermarmi, cioè andare non stop. Secondo me l'obiettivo che uno deve porsi sempre è quello di far meglio di quello che ha fatto lui stesso l'anno prima, quindi senza mai porsi di fronte ad altre persone, perché ovviamente i contesti sono diversi, magari ci si può sentire un po' in difetto. Già il fatto di aver fatto qualcosa in più che hai fatto l'anno prima, secondo me, deve essere preso come motivo di stimolo per fare ancora di più quello dopo. Io già l'anno scorso ho fatto tanto, mi sento di poter fare ancora di più quest'anno e lo auguro a tutti quanti voi di non fermarvi, di non adagiarvi troppo sugli allori, perché questo è, diciamo, un periodo storico dove le opportunità sono tantissime, non si sa per quanto potrà andare avanti questo tipo di
Secondo me opportunità. adesso in questo periodo la barriera d'ingresso è veramente bassa, Anche secondo me. perché ad esempio E anche la parliamo. barriera di cambio, perché oggettivamente pensare che prima una persona che magari faceva, che ne so, dico una follia, Sì. meccanico, passasse a fare, Lo faceva per esatto, tutto il resto della cioè tutta la vita. vita. Adesso oggettivamente uno che magari, quanti magari fanno scienze politiche e poi finiscono a fare una cosa di, che ne so, marketing o management o fare Sì, tutt'altro, capito? soprattutto se uno ovviamente essendo se uno lavora in proprio, diciamo, è molto più semplice cambiare settore, ma è sempre stato così. Ma con l'online, secondo me, oltre che semplice, è anche molto più rapido. Perché ad esempio, come quello di cui parliamo questi giorni, tra l'altro, tu mi segui adesso, dieta e allenamento, tutto il 100%, nel giro di, ne parlavamo con Zach, una settimana, puoi tranquillamente tirare su un bel funnel, il traffico e fare vendite, e già Esatto. lì hai un business che è al 100% attivo, perché tu comunque non hai detto mai la certificazione. Aspetta che Esatto, io si sono una è certificazione spento. personal trainer di terzo livello. Esatto. E non si vede, ma c'hai un fisico che fa paura. Sì, tendo sempre a voler essere Quindi sì, umile, hai applicato le tue quindi conoscenze su te ecco. stesso, e quindi è un qualcosa che puoi vendere perché funziona. E faremo anche la mia body transformation. Esatto, quella andrà fatta sicuramente. Ci tengo infatti a dire che non sono ancora partito per una semplice questione di volerlo fare con le giuste conoscenze, ma anche con la giusta capacità di metterci l'impegno per ogni persona che vorrà poi affidarsi ai miei percorsi. Quindi la cosa che mi interessa fare è dare la giusta attenzione perché il mio interesse è quello di portare risultati concreti per tutti. Io su di me, in primis, ho provato tutti i miei metodi, tutte le diete diverse, tutte quelle, diciamo, campate in aria anche le più possibili cazzate immaginabili, proprio perché anch'io sono partito da zero, nessuno mi ha mai insegnato niente, ho iniziato studiando e Nessuno ti ha dato nulla, esatto, nessuno mi ha dato nulla. ti hanno insegnato qualcosa. Sì, esatto. Mi sono pagato tutto, nel senso che anche i miei, magari c'è questa mentalità un po' italiana dei genitori che vedono sempre le polverine o l'andare in palestra come qualcosa che possa essere pericoloso. Nel momento in cui ti vedono prendere cose, andare in palestra in maniera più costante, che ne so, 5-6 volte a settimana, dicono, magari adesso ti viene un infartino oppure ti stai dopando con le polverine, con la creatina. E quindi nessuno mi ha mai pagato la palestra, nessuno mi ha mai pagato gli integratori, sono sempre andato a lavorare per quello, per pagarmi sia le spese dei corsi per appunto apprendere le conoscenze, sia per quanto riguarda le spese della palestra, gli integratori di tutto. Quindi se vi dico che se uno lo vuole lo può fare, è perché ci credo veramente, perché l'ho fatto io in primis. Quindi oggettivamente l'obiettivo che bisognerebbe porsi è sempre quello, di non farsi influenzare troppo magari dalle persone, anche quelle oggettivamente più vicine, ma perché semplicemente hanno avuto esperienze di vita diverse. Quindi non possono intravedere opportunità che ci sono adesso che prima non c'erano. Sicuramente la palestra 50 anni fa, 60 anni fa era completamente diversa. Non c'era nessuno che ti insegnava come allenarti, non c'era nessuno che ti insegnava come mangiare adeguatamente. E quindi adesso sicuramente anche le opportunità che ci sono con l'online sono quelle di apprendere conoscenze da persone che ne possono sapere. E quindi vi consiglio sicuramente di affidarvi a persone, se non a me, a che perlomeno abbiano delle conoscenze e delle certificazioni Quello è molto importante, sì. riscontrabili. Perché adesso tutti possono insegnare le Sì. cose, però. Ok, quindi possiamo dirlo: prossimo fuffa guru, Fuffa no, guru del fitness. guru, non fuffa guru. Esatto, sarò io. Bene, allora direi che siamo arrivati a quasi un'ora. È stato un piacere, Riccardo, parlare con te. Parleremo per i prossimi anche Grazie. 2 giorni. Se rimani qua in Portogallo, ragazzi, mi raccomando, se vi è piaciuto il podcast, lasciate un like e scrivetemi nei commenti E cosa. continuate a seguire Luca perché sono certo che farà uscire cose sempre più interessanti. Yes, bene, questo è tutto. Basta, ciao, ciao ragazzi. Bella.